Si è svolto oggi qui a Montecitorio il voto di fiducia sul provvedimento relativo al contenimento della spesa sanitaria. La conversione del decreto avverrà invece domani. Onorevole Rondini, allora lei in qualità di membro della Commissione Affari Sociali qui alla Camera, un giudizio sintetico proprio sul contenuto di questo testo da votare domani in aula. Ma il giudizio nel complesso è positivo. È positivo nel senso che va in qualche modo a porre delle regole rispetto a quelle regioni che hanno prodotto dei disavanzi in campo sanitario e prevede delle sanzioni nei confronti di queste regioni che non dovessero, una volta approvato il piano di rientro, non riuscire a rispettarlo. Noi abbiamo presentato al testo poi anche alcuni ordini del giorno per cercare in qualche modo di rendere più efficace, diciamo, il decreto, nel senso che se è vero che alle regioni che hanno approvato un piano di rientro che non lo rispettano non vengono date ulteriori risorse, è altrettanto vero che non capiamo dove vadano a finire questi fondi. Questi fondi noi chiediamo che vengano inseriti nel fondo perequativo al quale partecipano le regioni virtuose, fra le quali quasi tutte concentrate nel nord del paese, in Padania, in maniera tale che queste regioni possano contribuire in maniera inferiore al fondo perequativo. Calcolate, ecco, che la sola Lombardia paga 2 milioni di euro all'anno per questo fondo. Crede che a breve davvero le regioni che hanno sempre sforato, le regioni che di fatto si sono comportate da sprecone e non certo da regione virtuosa, in qualche modo cominceranno davvero a rientrare e a pagare? Beh, noi ce lo auguriamo anche perché in questa maniera i cittadini, una volta che vedranno chiudere i rubinetti verso la propria regione a causa del mancato rispetto del piano di rientro, saranno, speriamo, in grado di giudicare meglio i propri amministratori quando andranno alle urne.